Dobbiamo dare atto a questo governo che ha voluto unire alle attribuzioni proprie del commissario Sisma anche quella di ricostruire ma anche di rifunzionalizzare, riparare, questa è l'espressione che viene usata, queste aree che anche prima dei sismi erano in una condizione di stress. Quindi da questo punto di vista il tema è stato tracciato nel documento d'appoggio del Fondo Complementare Sisma, del Next Appennino, che già indica alcune traiettorie. Innanzitutto stimola le imprese, perché senza lavoro non c'è possibilità di rilancio, non c'è scelta per le famiglie che normalmente vivono dove è possibile ottenere quello che è necessario per mantenere la propria famiglia, e poi chiaramente servizi. Da questo punto di vista, con i fondi del Fondo Complementare abbiamo tracciato una rotta su cui però è necessario implementare altre risorse. Pensate che a fronte dei 615 milioni messi in campo fra cratere sisma 2016 e 2009 per il rilancio delle nostre attività produttive abbiamo avuto domande per 1,5 miliardi. Quindi il territorio c'è, esiste, c'è voglia di riattivare questi territori, bisogna crederci e lo Stato deve essere presente. Quali sono le principali richieste dell'Abruzzo? Ma innanzitutto c'è una grande attesa proprio per questi fondi, per il rilancio delle attività economiche e produttive delle grandi infrastrutture. Sono in corso le istruttorie da parte del soggetto che sta scrutinando tutte le proposte, tantissime che sono venute dal territorio, e noi siamo convinti che ci possano essere delle scelte di qualità, perché l'Abruzzo in particolare ha delle caratteristiche che vanno solo attivate, perché quanto a capacità inventiva, creatività, non manca niente sicuramente a questa regione, però per lungo tempo sono mancati forse quei momenti di raccolta di tutta la filiera dei comuni, e quindi iniziative come quelle di oggi pomeriggio hanno proprio il senso di mettere insieme tutti, perché abbiamo capito che se si vuole andare lontano è necessario camminare insieme. Un incontro voluto dagli amministratori, io in qualità di deputato del territorio avevo il dovere o il dovere di cercare di facilitare il territorio su una tematica così importante, portando il competente commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, e per fare una fotografia di quello che è stato fatto e del tanto che si dovrà ancora fare. Peraltro c'è stato un decreto appena votato al Senato che dà ulteriori poteri al commissario, ci sarà ancora più agibilità di manovra, ci sarà ancora più tempestività, e quindi è giusto fare un punto della situazione con quelli che sono poi gli attori principali del territorio.